Buongiorno a tutti, sono Simone Brancozzi, sono un dottore commercialista, sono un esperto contabile e sono l'ideatore del Cruscotto di controllo. Come certamente saprete, il prossimo 30 giugno 2021 entreranno in vigore le linee guida dell'European Banking Authority che impartirà alle banche le direttive per l'attribuzione del merito creditizio. Ora, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, con una iniziativa lodevole e anche arguta, secondo me, ha deciso di creare una sorta di best practice, una linea guida per permettere ai dottori commercialisti ed esperti contabili di apporre un visto di conformità, diciamo così, sulla valutazione finanziaria ed economica delle aziende. L'idea è lodevole. Il problema è che queste linee guida sono carenti dal punto di vista scientifico proprio, oltre che dal punto di vista pratico. Perché, benché nella premessa il Consiglio nazionale dice che queste linee guida siano interamente indirizzate verso il soddisfacimento delle linee guida dell'EBA, in realtà non le seguono affatto, cioè vanno per un'altra strada. Ora, il Consiglio nazionale aveva predisposto anche una procedura di consultazione. A questa procedura di consultazione abbiamo aderito noi. Io e i miei partner del Network Consulente Aziendale d'Italia, con il supporto scientifico del professor Alberto Bubbio, avevamo preparato uno studio e mandato alla validazione. Ovviamente siamo 330, stavamo mandando 330 osservazioni, ma non proprio per dare supporto alla Commissione, quindi forza, per sostenere il processo dell'apposizione del visto di conformità e poi per dare un contributo. Per una volta che qualcuno nella nostra categoria si dà da fare, penso che ci sia, no, da giovarsi e non da pensare qualcos'altro. Che sono stato nella mattinata in cui avevamo iniziato a mandare le mail, contattato da qualche amico, ho detto: guarda, basta, anzi mi hanno pure scritto, basta, abbiamo capito, anzi grazie, vi terremo in considerazione, eccetera. Non è che erano pronte ad arrivarne 330, erano pronte ad arrivarne migliaia, perché poi ognuno di noi aveva altri amici che approvavano quello che noi avevamo scritto e che quindi si sentivano di supportarli. Noi, ovviamente, rispetto a quella comunicazione che è stata fatta, ci siamo astenuti. Cosa è successo? Che praticamente del nostro documento non se n'è filato nessuno. Ma noi non vogliamo fare polemica. Noi vogliamo che un'istituzione pubblica come il Consiglio nazionale ci spieghi in maniera scientifica, non con le chiacchiere da bar, perché le nostre osservazioni non sono meritevoli di essere accoglimento. Io qui vi dico quali sono le nostre osservazioni. Allora, prima di tutto, la più eclatante: le linee guida dell'EBA nominano su 80 pagine, nomino 39 volte la parola ESG, che sta per Environment, Social e Governance. Cioè, l'EBA dice alle nostre banche: occhio che gli investimenti che voi dovete finanziare, le aziende che dovete finanziare, devono essere sostenibili. E quindi è ovvio che il merito creditizio sarà attribuito solo se c'è sostenibilità. Nelle linee guida del Consiglio nazionale sulla posizione del visto non viene nominato minimamente il problema della sostenibilità e il problema delle linee guida. Secondo problema, le linee guida EBA dicono che non bisognerà più basare il merito creditizio sul passato e sulla quantità di garanzie collaterali, ma bisognerà guardare la prospettiva della continuità aziendale dell'azienda, cioè mi interessa il futuro. Quindi la valutazione è fatta secondo un approccio che tecnicamente si chiama looking forward, cioè che guarda avanti e non guarda dietro. Ora, se noi facciamo una proiezione in avanti dei bilanci passati, è come se facciamo lo specchietto retrovisore, cioè ci mettiamo a guardare i bilanci passati e pensando ceteris paribus, quindi che non cambi niente, che il passato si perpetua in avanti, facciamo una proiezione dei dati in avanti. Questo è esattamente il contrario del looking forward, no? Quindi bisognerebbe adattare queste cose. Il Consiglio nazionale per looking forward dice che bisogna usare una tecnica statistica di tipo stocastico. Cioè, lo stocastico è la proiezione stocastica è una proiezione casuale. Cioè, a una serie di numeri si attribuisce una variazione futura casuale. Quindi casuale vuol dire a caso, tiriamo la monetina. Quindi, secondo il Consiglio nazionale, looking forward vuol dire prendete i dati passati, fate un'analisi statistica del passato e poi la proiettiamo in avanti casualmente. Ora,
Io con tutto il bene che possa volere, ma come si fa a poter stabilire il merito creditizio con una cosa del genere? L'unico approccio looking forward che c'è al mondo è quello basato sull'approccio della barra scorcata, cioè analisi di scenario, quindi si fa l'analisi degli ambienti esterni, si fa l'analisi dei punti di forza, debolezza, delle minacce, dell'opportunità, SWOT, si fa poi la determinazione degli obiettivi in base all'evoluzione futura dell'ambiente sociopolitico, mercato, concorrenza e tecnologia, si mettono i punti di forza, debolezza, minacce, opportunità, si stabiliscono gli obiettivi e si fa la mappa strategica, cioè si elencano le azioni che l'azienda intende fare, cioè gli intenti strategici, per poter perseguire quegli obiettivi in quel contesto mutato. Quindi si prende in esame solo il futuro, di passato non c'è niente. Poi la quantificazione delle azioni diventano budget e piani. Questo è l'approccio looking forward. Una volta fatto il budget e il piano, bisogna per il monitoraggio costruire un sistema di KPI, cioè di Key Performance Indicator qualitativi, che monitorano se le azioni sono state poste in essere. Quindi se è stata superata la soddisfazione della clientela, se si è fatta formazione, se si è fatta innovazione, se ci sono nuovi prodotti, se non ci sono contestazioni, se c'è un clima aziendale, tutte valutazioni qualitative. Ecco perché si chiamano KPI, perché i KPI sono qualitativi, non sono numerici, nel senso che sono numerici perché misurano però eventi qualitativi, non sono valori in euro o in dollari, ok? I KPI. Quando il KPI evidenzia che c'è qualcosa che non va, si interviene. Se la correzione non è possibile farla, si cambia la mappa e si ricambia il piano. Questo è un approccio looking forward, ok? Nel Consiglio Nazionale di questo non c'è traccia, noi abbiamo scritto circa 100 pagine su questa cosa nel documento che poi trovate nel sito lineguidaeba.it, dove trovate sia le linee guida dell'EBA, trovate sia in inglese che in italiano, trovate il nostro documento di critica e trovate anche quello che ha scritto il Consiglio Nazionale. L'altra cosa eclatante è che nel Consiglio Nazionale si chiamano KPI degli indici, il DSCR, l'indice di disponibilità, il ROI, vengono definiti KPI. No, signori, i KPI non sono gli indici di bilancio, i KPI sono indicatori qualitativi, non c'entra niente con il ratio dell'analisi economico-finanziaria. Ok? Ecco, questi sono alcuni degli eclatanti, per non parlare degli adeguati assetti, perché benché si faccia riferimento all'ISA 510, al 315, non viene detto quali sono questi gli adeguati assetti, non viene dato un modo, una tecnica per misurare gli adeguati assetti. Ma cosa più importante di tutti è che la centralità, l'EBA fa capire che la centralità dell'azienda, il futuro dell'azienda, non è dato dalla situazione economico-finanziaria. La prospettiva economico-finanziaria, ormai le scienze aziendali mondiali l'hanno definita una delle prospettive economico-finanziarie. Ce ne sono anche altre. Vi faccio un esempio. L'84% del valore di mercato dello Standard & Poor's, cioè di tutte le aziende che compongono lo Standard & Poor's, è dato da intangibili. Cioè il valore di borsa di questa azienda non è dato né da macchinari, né da impianti, né da immobili, né da crediti, né da debiti, ma dagli intangibili, che non sono nel bilancio. Quindi voi capite, il valore di borsa di un'azienda, l'84% è dato da valori che esulano dal bilancio. Noi valutiamo l'azienda solo guardando il bilancio. Ok? È una cosa che è di una... Siamo nel Giurassico, come direbbe il mio amico Alberto Bubbio. Siamo nel Giurassico e quindi di che cosa vogliamo parlare? Ecco, allora c'è bisogno che, secondo difetto della prospettiva economico-finanziaria, primo che non è l'unica dell'azienda, ce ne sono anche altri, il clima aziendale, l'innovazione, la formazione, tutti gli intangibili, ok? Tutte cose che il bilancio non misura. Il clima aziendale è importante? L'innovazione è importante? La customer satisfaction è importante? Ditemelo voi. Certo che è importante, ma nel bilancio non ci sono. Allora, se io devo dare un merito creditizio, per di più l'EBA mi dice, occhio che il merito creditizio è sulla continuità aziendale, non posso guardare il bilancio che si riferisce al passato. La secondo difetto della prospettiva economico-finanziaria è che dice dopo, come dico io, è come il marito cornuto, è l'ultimo che lo sa. Le cose prima accadono in azienda e poi vanno nel bilancio. Quindi ancorare un sigillo, una posizione
di visto di conformità, su valutazioni di tipo quantitativo, solo, io non dico che no, ma da solo è impossibile. Bisogna ancorarci a fianco anche valutazioni looking forward. Ecco, allora la domanda è, ma perché tutto questo? Io non me lo so spiegare. Ecco, forse bisognerà trovare la spiegazione in altri ragionamenti che si sono fatti, non so quali siano, ma probabilmente, ecco, vanno ricercati in tutti coloro che sono portatori di interesse attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo quantitativi. Ci faremo sentire ancora su questo aspetto, cercheremo di organizzare degli eventi, sperando che qualcuno ci ascolti, e soprattutto vorremmo che queste persone che ci hanno detto con molta educazione in quel giorno, non vi preoccupate che noi vi ascolteremo, vorremmo che ci dicessero pubblicamente perché le nostre queste cose che vi ho detto qua non sono state recepite. Un caro saluto da Simone Brancozzi, buon lavoro a tutti e in bocca al lupo.